Bella ragazzi, sono le rosse, bentornati in questo esimo episodio di Breath of Fire 2. Riprendiamo dove ci siamo lasciati, qui alla fortezza di Windia. E dobbiamo scendere giù, quindi iniziamo. Speriamo che sia questa la strada. Vediamo. Io qua ho già paura. Caspita. Aspetta, fammi vedere. Non ci sono mostri, ok. Meno male. Non ci sono mostri qui. Tu stai scherzando, vero? È un cazzo di labirinto sto posto. Ma perché c'è questa cosa? Ma che roba è? Ah, penso sia una porta questa qua. Una di quelle porta bar. Ma che cazzo? Ah, ma siamo usciti da qua. Ma che cazzo? Ma queste sono le celle. Queste sono le celle. I bastardi. Tutto questo casino per voi. Aspetta, questa? Perché questa sta dormendo noi? Una volta mi prendevo cura della principessa. Poi la principessa venne esiliata perché aveva le ali nere, ritenuti di cattivo presagio alla gente, ma il re non lo fece perché voleva proteggerla. Io conosco il segreto, ma come puoi vedere io non ho più la forza nemmeno di uscire da questo letto. Ma questo è niente confronto alla tristezza del re. Non so se questa può darci una mano o cosa, boh. Non lo so. Controllerò meglio il castello se non ci sono altri sotterranei, ma esistono sotterranei. Gli unici sotterranei che ho visto erano quelli, eh. Hai il permesso per andare nel basamento. Cosa sa... Ma vaffanculo. 40.000 ore qui. E qua ci saranno mostri. Ovvio. Ovvio che ci sono mostri qua. Ecco, questo è il basamento, ragazzi. No, non era quella parte là. È questo il basamento. Allora. Attacco prioritario. Ok, quindi... Boh, non so se abbiamo fatto... boscata noi ai mostri qua, ma vabbè, già che attacchiamo per primi è un grandissimo vantaggio. Infatti li abbiamo subito stesi. Danno anche un po', non tantissimo, però danno. Vediamo un pochino ancora. Se stavolta attaccano loro, attaccano due volte. Ragazzi, ho perso abbastanza tempo lì a cercare questo basamento. Però fortunatamente l'abbiamo preso. Sì, solo che cazzo, 10 minuti solo a trovarlo. Basamento. Che pensavo fosse appunto quello lì. Ma in realtà no. In realtà no, quelle lì erano le celle. Buona fortuna ora. Vabbè, penso che non sia troppo intriga. E questi che cazzo sono? Un gargoyle. Ok, non mi piace. Minor danno magico. Anzi, fai un attacco su di noi. Lui può solo fare la difesa, quindi fa shot su di lui. Pa-pa-pa-ra-pam. Vabbè, non toglie tantissimo. Praticamente nulla. Forza. Ecco, contrattacco. Bene. Grazie, sparra. Potevo cannabbiarla, sparra. Però vabbè, visto che... che si è trasformata, adesso si è molto più forte e ovviamente molto più utile.
anche se se spara appunto è per di più un support. Bene, e ora dove si va? Sì, ma che macello. Ma lì si va da qualche parte nel corridoio lì in basso o è... Tac. E ovviamente noi abbiamo il super, che appunto sarebbe il critico. Però e Gargoyle ne danno di esperienza. Infatti qua prosegue. Dai, però, porca miseria. Ecco, Nina anche sta anche per morire, benissimo. Sì, sono una po' lente, le battaglie. Ah. Oh, facciamolo subito. Allora, No, questo è sprecato, anche questo è sprecato, fai così. Anche se è sprecato anche quello, allora fai così. Tiè. Anche se posso mettere... Ok, allora, attacca, fai shot. E tu fai un singolo, quindi lama aspirale o aspirante, lì, come cavolo si pronunciava. Aspetta, perché Nina non si è curata? Che cazzo? Oh, ma Nina io l'ho curata, che cazzo? Ma non avevo curato Nina prima? Bloccato. Boh, vabbè. Fai auto. Ecco, però adesso siamo noi che siamo messi male, siamo a metà vita. Però vabbè, noi di vita ne abbiamo, quindi non è troppo un problema. Anzi, fammi fare smoke, perché qua altrimenti... Anzi no, facciamo smoke. Così c'è meno probabilità, e infatti, guarda. C'è meno probabilità che i mostri... Eppure. Questi li abbiamo già incontrati. Crodworm. Non mi fate paura. E ancora Isle. Visto che fa anche abbastanza danni. Forza. Questo non toglie nulla. Bam. Non li toglie. Al prossimo turno mi curo un po'. Grande critico. Bam. Anche se secondo me non serve. Infatti, non serve. Addirittura 36 Bolt X. Nina è cazzutissima. Se dove cazzo si va qua? Vedrei di provarlo il Bolt X. Allora mi curo e tu utilizza Bolt X, martello di tuono, proviamolo. E ha un costo di 30 addirittura, cioè 30. Quindi deve essere anche bello prepotente, presumibilmente, vediamo. Contrattacco, sì, però non uccidermelo, dai, perché altrimenti non ha senso fare una magia a bersagli multipli, però, se uno me lo uccide. Vabbè, ha effetto lo stesso, ma è un pochino sprecato, vediamo. Che figata! Nina così è... cazzo, pezzo di Zeus è diventata. Cioè, Zeus qua gli fa una cippa a Nina. Che cazzo?
shot e tu ancora. Però, però porca puttana, 30, vabbè che Nina è quella con i punti aurea più alti, sì. Dovrebbe essere lei con... l'unico personaggio del gioco ad avere più punti magici di tutti. Anzi no, c'è... ah no, aspetta, lei ha 222. Anche Spar, vero? Sì, perché sto... anzi no, Spar ne ha ancora di più. Lol. Ok, allora mi sa che forse Spar... Spar ne ha 264 contro Nina che ha 222. Ok, no, scherzavo. Però Spar, come ho detto, è più da support che... beh, Nina è una maga, sì, ma è una maga attaccante, perché infatti, cioè, infligge danni. Ancora, Bolt, vai. Cazzo, è troppo figa questa magia qua. Ecco, lei si cura un pochino. Ok, Bolt X. Bam. Qua... che se che poi fa un casino di danni assurdi. Bene così. Bene, ora dove si va? Aspetta, fammi fare un altro smoke. Lo sapevo. Ma qui fai un'auto e basta. Ti è metà vita. È però impossibile che... è infatti è rosso, quindi ci siamo. Ma porca puttana. Blocca il movimento nemico, possiamo provare. Ripristiniamo la vita a tutti, perché va solo così. E tu vai ancora Bolt X. Però sciupa un casino, eh. Va che sì, ma 30 per volta, porca miseria. Ecco. No, fiasco. Ecco, perfetto. Almeno così, guarda. C'è tipo una sorta di mitragliatrice addirittura. No, 9008. Porca miseria. Sì, ma finisce subito lo smoke, porca miseria. Ma che cavolo è? Anche se penso che questa sia la strada giusta. Ehi, buonanotte. Nina ottiene Stormer. Allora, aspetta, fammi vedere. Ecco la nuova arma. Aspetta che devo vedere una cosa che qua qua ogni volta mi scordo. Allora, aumenta l'offesa o blocca le maledizioni contro la sonnolenza. Aumenta l'offesa. Io quasi quasi questo lo do a coso. Aspetta. Noi mi sa che non ce l'abbiamo. Sì, infatti abbiamo ancora ste cose qua. Allora, questo mi metto... ecco, Ero BT. Perché aumenta l'offesa, vero? Porca puttana. Mi continuo. Sì, infatti qua non c'è più, perché ovviamente sì. Contro la sonnolenza e vabbè, blocca le maledizioni, ok. Adesso siamo più potenti. Ovviamente a noi. Ok. Nuova arma per Nina, quindi adesso è ancora più potente. Adesso dobbiamo ritornare tutti indietro. Penso un po' che bello. Attacca, attacca. Tu fai shot e tu ancora Bolt. Bam. Ale.
Ecco, questa è un attimino un po' più sprecata. Ok, adesso basta con le... con questa magia, perché sì, è potentissima, ma... Ok, l'abbiamo provata più che sufficiente. Ancora sti nemici, ma porca puttana, sempre questi sono. No, la prossima volta li skippiamo, perché c'è sempre questi nemici. È vero che danno un casino di punti esperienza e ci danno solamente una grossissima mano, ma... Porca merda. Cioè, ogni volta 9800 punti di esperienza e danno anche abbastanza monete. Perché fai tipo 1800 più 1800 più 1800 più 1800 più 1800. E fai la somma e vedi quanti soldi hai. Poi in totale tutto. Va un Typhon così. Uno. Bene, lei non ha più punti AP, quindi si dovrà rigenerare un po'. Pam para pam 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 pam. Ok. Adesso qua ritorniamo indietro, nuovamente indietro e tutto quanto. Ok, quindi sì, abbiamo scoperto la strada che portava lì a quella stanza completamente desolata. Tu attacca e tu fai Will, che ti devi un po' recuperare lì AP. A parte che sì, abbiamo gli oggetti però. Però visto che tanto ormai anche con 3 contro 1 riusciamo a battere. Così tanto per. Dai Nina, olè. E noi ovviamente ultimi perché siamo i più lenti. Vabbè. Adesso direi di proseguire per di qua, perché questa è la strada giusta. E basta. E non possiamo. Sì, ma comunque qualche battaglia la skippo. Cioè, skippo nel senso che la taglio poi a... off camera, poi dopo con l'editing, perché altrimenti dopo non finiamo. Cos'è sta roba? No, non mi piace, aspetta. Allora, non siamo full vita. Primo. Ok. Allora, oggetti. Fai recuperare... Allora, dov'è? Abbiamo uno fruit, usiamolo. Ti è? Ma solo così pochi fruit abbiamo? Dove sono gli altri fruit? Non ne abbiamo più? Non abbiamo più fruit? Ma così pochi? Allora, ma aspetta, ma perché abbiamo messo degli fruit nella banca? O li abbiamo proprio usati tutti? Usiamoli. Ok. Beh, comunque non è un problema, va. No, fai... Ok, non è troppo un problema. E riordina. Ok, allora la prossima volta andiamo a prenderci tanti di quei cose di avere inventario pieno. Che c'è Nina? Vuoi andare avanti e sottoporti alla prova? Sì, dobbiamo farlo. Allora procedi Nina. Stai scherzando? Oh merda. Ma stai scherzando? Non potrai più tornare alla forma umana. È quasi come morire. Ah, ok. Ah, ho capito. Questa è proprio la prova decisiva. Ah, ma solo lei? Ma che stronzata è? Ma tutti gli altri dove sono? Mi sa che sono rimasti. Sì, ma porca puttana.
Ok, quindi in questo episodio vedremo Nina trasformarsi. No, però io tutte quelle casse lì le voglio, vaffanculo. No, ma non c'è una magia che mi cura, porca. Devo usare per forza questi qua. A parte che ne ho. Non ne ho tantissimi. È vero, però. Ok, quindi questa è una specie di labirinto. Meno male. È una specie di labirinto con queste cose, come si chiamano, queste pietre. Ok, che si muovono quando ci muoviamo noi. Quando noi siamo fermi, come vedete, mi posso muovere. Ok, con le caselle, loro si muovono. È così. Nino tiene Wind BR. Allora, io ho un dubbio che secondo me sì, che se noi entriamo in quella stanza lì, poi dopo non possiamo più ritornare qui. Quindi, prima di andare in quella stanza, sarebbe meglio recuperare tutte quelle casse. No! Cazzo, però tolgono un casino questi, Tiè! No, ma non togliamo un cazzo. Ah, è sicura? Anch'io utilizzo questo, cosa credi? TS Boom, che ti devo dire? Vabbè, questo tolga poco. È vero, Nina ha poca vita, possiamo sempre... Sì, possiamo farle aumentare una po' la vita volendo. Sì, ma si continua a curare. Basta curarti. Ecco, bravo. Ora, tifone e via. Levati dai piedi proprio. Via. E la cosa bella è che non ne posso utilizzare smoke perché c'è solo... Porca miseria. Ok, torniamo indietro. Che palle. Ecco, prioritario. Auto. Anche se lei fa pochissimo di danni, perché lei è una maga. L'avrò detto 40.000 volte, però. E però non posso consumare tutti questi help BL. Provo. Ah! Sto bene, Boo. Non c'è niente di cui preoccuparsi. No, ok. Oh, meno male. Meno male che posso rifare, penso di aver fatto un casino. Allora procedi, Nina. Allora, sono nuovamente morto. Vabbè. Ora cerchiamo di recuperare l'altra cassa. Se userai il potere delle grandi ali, perderai la tua identità, perderai la tua memoria come essere umano e diventerai un uccello senza intelligenza. Ma non è vero, perché la Nina del primo capitolo l'intelligenza ce l'aveva e come. Vai a casa, non sei degna. Ecco qua, prepariamoci. Vai, stavolta siamo più veloci noi, meno male. Mi dispiace di utilizzare queste magie perché ciucciano un casino di punti aurea solo per quello. Aura, non è aurea. Sì, ho detto punti aurea, non punti aura. E questo si cura. Levati. E si continua a curare. Così è un loop però. Via, vattene via. Dai che Nina deve trasformarsi nel grande uccello. Porca miseria. Voi non pensate male.
Sei venuta per le grandi ali? Non fare l'arrogante, non ce la farai mai. Porco, non ce la faccio. Ok. No! A parte che qua è chiuso, vaffanculo. Oh, grande. Ah, stupido masso. Senti, fai un Bolt X e vaffan bagno. Anche se penso che... guarda, ormai conosco questo genere di situazioni. Mi sa che tra veramente pochissimo dovremo affrontare, sapete chi? Un boss. Quanto Windbier. Quanto ci scommettete, ragazzi? Ah, guarda qua. Equipaggia. Ok, sì, allora abbiamo preso... ah, però la... è un pochino cala, però vabbè. Cos'era questo, sì? Che aumenta il vigore, quindi la velocità. Vabbè. Vabbè, sì. Non è che ci sono altre casse, vero? Ma porca miseria, questo... ti odio. Faccio il Typhon che almeno è super efficace. Ma tu torni indietro, bastardo. Ok, c'erano solo quelle casse lì, mi sembra, Fuga! Grande! Ok, qui l'ho rischiata. È un po' anche come gioco... porco. Se, vabbè, seguimi però. Ok, abbiamo preso... porco. È un po' come giocare... a poker. Puoi avere culo o sfiga. Aspetta qua. Sei pronta a gettare la tua vita per diventare un uccello, Nina? Capisco. Beh, allora, addio, Nina. Io ho paura. Ecco, cosa l'avevo detto? Noi proteggiamo questi grandi poteri. Perché li desideri, Nina? Devo risolvere il mistero sulla tragedia che si sta abbattendo su questo mondo. I poteri mi serviranno per volare. Ok, questa è Nina. Il guardiano. Capisco. Mi stai dicendo che vuoi salvare il mondo? Sì. Ah, che paroloni. Credi di poter salvare il mondo da sola? Credi seriamente di poterlo fare? Non lo so. Ma farò di tutto per proteggere le persone che amo. Bene, Nina. Combatti contro di me e mostrami la tua determinazione. Ma che musica? Che musica è? È boss. Questo è un boss, mi sa, abbastanza prepotente. A parte il colore. Cos'è Ash? No, aspetta, non dirmi che mi ha... ah no, ok. Ok, non ho ben capito che cosa ha fatto, ma vabbè. Mi sa che ha fiascato. Grande! 5.175 punti, bla 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 bla, e 2.000. Eccellente, Nina, prendi questo. Nino, tieni il segno delle ali. Grande! Quindi? Oh! Un'altra Nina. Oh, ma sei... ah, ma tu sei... complimenti, Nina. Io sono la tua... bisnon. È questa la Nina del primo del primo capitolo, ragazzi. È lei. È anche vestita uguale, ragazzi, ve la ricordate? È questa, ragazzi. Bisnonna. Nina. È lei.
del primo episodio, cioè del primo capitolo. È così, sono la tua antenata, ma tu mi assomigli molto. Sembra di rivedervi allo specchio quando ero giovane. Cazzo. No, questo è un colpo di scena assurdo, ragazzi. Perché? Mia antenata, purtroppo, è colpa mia se la nostra famiglia non ha più i poteri del grande uccello. Io ho amato un uomo di un altro clan. È vero, noi ce l'ho. Ricordiamo perfettamente. Ah, tra l'altro, se non avete visto il primo capitolo di Breath of Fire, lo trovate sul canale, eh? Quindi andatelo a vedere se non l'avete visto. Io ho indebolito i poteri della nostra famiglia. Indebolito i poteri? Sì, abbiamo lentamente perso la nostra eredità. Vai le ali. Ecco perché nessuno può più usare questi poteri. Dimmi, Nina, vuoi veramente trasformarti per proteggere le persone che ami? Sì. Va bene, sono sicura che tu riuscirai ad usare questi poteri. Grazie alla tua volontà, sarai la migliore a poter utilizzare questi poteri. No, bellissimo. Cosa sta facendo? Sta volando via? Mi posso muovere? No, non posso muovermi. Ho un'altra cosa da chiederti. Mi perdoni per aver sacrificato i poteri della nostra tribù e aver scelto un uomo di un altro clan? Mi perdoni? Sì. Grazie. E ora? Ah. Cioè, quindi abbiamo i poteri ora? Non è che poi succede un macello, vero? Ok, ragazzi. Ho guardato un attimo la guida e non dovrei aver fatto cazzate di alcun tipo. E levati te, mostriciattolo da due soldi. Ok, adesso semplicemente dobbiamo ritornare indietro. Ora, questo è. Dovremmo ammirare Nina per il suo coraggio nell'ottenere i poteri delle grandi ali. Ma io ho già avuto, mi sa, questo potere, eh. Allora, dobbiamo parlare con lui, mi sa, con la statua centrale. Ma levati proprio. Guarda, adesso guarda che muoio, eh. Stai a vedere che adesso muoio. No, dai, spero di no. Vai, un Bolt X, va. È sicura, ma non ti basterà la tua vita con questo mega attacco a mitraglietta. Ta 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 ta, bam! Mi dispiace. Cioè, no, non mi dispiace affatto. Vuoi tornare dagli altri? Sì. Oh, ok, dovremmo aver fatto tutto qui. Dove sono gli altri? Ok. Allora, ragazzi, noi ci fermeremo qui. Aspetta, ci sono mostri. Ci sono mostri. Allora, ragazzi, noi ci fermiamo qua per questo episodio e nel prossimo episodio continueremo, perché questo episodio è durato fin troppo. Quindi, ragazzi, direi per questo episodio di Breath of Fire 2 e questa magnifica sorpresa della prima Nina. È quella la prima Nina, che era la bis nonna. Comunque, questo episodio di Breath of Fire 2 è tutto. Vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi se volete aggiornare sui prossimi episodi di tutto ciò che è intero, che metterò un bel pollice su. E mi raccomando, anche la vostra nei commenti. Noi ci sentiamo in un prossimo episodio di Breath of Fire 2. Bella!